Oggi, 27 gennaio, si celebra in tutto il mondo il Giorno della Memoria, la ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell'Olocausto. Oggi ricordiamo tale data facendo visita proprio qui a Ferramonti, al campo di concentramento Ferramonti nel comune di Tarsia. Purtroppo il particolare momento pandemico che stiamo vivendo non ci permette di vivere appieno la quotidianità. Proprio per questi motivi portare qui una scolaresca e organizzare un'uscita didattica sarebbe impensabile. Il periodo storico ci sta portando veramente un momento di grandi difficoltà, di restrizioni, e proprio per questo motivo abbiamo pensato che, non riuscendo ad organizzare questa uscita, potevamo noi catapultarvi in una realtà a noi molto vicina, quella del comune di Tarsia. Quindi la nostra idea è farvi conoscere un'altra dimensione e raccontarvi questa realtà che presto conoscerete con le nostre informazioni. Abbiamo qui con noi il delegato culturale del comune di Tarsia, il dottor Roberto Cannizzaro, a cui diamo la parola. Buongiorno e benvenuti, è un onore e un piacere collaborare con voi, soprattutto quando si cerca di sensibilizzare il concetto della memoria. Noi oggi siamo a Ferramonti di Tarsia, Ferramonti che è stato il più grande campo di concentramento per ebrei stranieri in Italia. Un campo che ha tantissime peculiarità e tantissime caratteristiche. Sicuramente è un campo che è passato alla storia per gli aspetti umanitari e le storie legate a quella che è la storia del campo. Ma non dimentichiamo però che fu sempre un campo del regime fascista, un campo dove le persone transitarono, vennero rinchiuse e quindi venne tolto loro la libertà. Quindi parlare di Ferramonti è un argomento sempre molto delicato, un argomento molto, molto spinoso, soprattutto per quanto riguarda quello che è stato un po' la loro vita qui all'interno del campo. Una vita da una parte alleggerita da un contesto sociale e umanitario delle popolazioni limitrofe, dall'altra però prigionieri che arrivavano da altre nazioni rinchiusi in un campo di concentramento. Parlare di memoria, parlare di diritti umani, questa è la nostra missione. Noi come amministrazione comunale abbiamo una linea che è legata al concetto di pace e solidarietà, legata quindi al concetto di memoria, ma legata al concetto dei diritti umani. Quindi noi qui su Ferramonti, non soltanto il 27 gennaio, ma tutti i giorni dell'anno facciamo delle attività appunto legate alla sensibilizzazione dei diritti umani. Questa è la nostra missione, questo è quello che stiamo cercando di fare da diversi anni sul posto. Grazie. In un tempo storico che a noi appare molto lontano, un popolo, precisamente quello ebreo, subì delle enormi atrocità per mano di altri uomini. Gli ebrei erano considerati degli indesiderati da parte dei nazisti. Li vedevano come una razza inferiore, come dei nemici mortali in grado di danneggiare la forza e la purezza della razza tedesca. Fu così che vennero rinchiusi in delle vere e proprie strutture carcerarie, i cosiddetti campi di concentramento, nati prima come campi di lavoro e adibiti successivamente a campi di sterminio, dove tutti i prigionieri venivano uccisi. Ma i nazisti non presero di mira soltanto gli ebrei, nel mirino anche i Rom, gli zingari, gli oppositori politici tedeschi, i prigionieri di guerra sovietici ed anche gli omosessuali e perfino le persone con disabilità che venivano considerate una minaccia biologica ed un alto costo per lo Stato. Sicuramente avrete sentito parlare di Shoah, un termine molto forte, dal significato biblico tempesta devastante. Bene, proprio questo termine
viene utilizzato per indicare lo sterminio degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo campo, costruito nel giugno del 1940 dal regime fascista, è il più grande sul territorio e rappresenta un unicum in tutto il panorama della Shoah. Il filo spinato, presente in tutti i campi, era pur sempre simbolo di prigionia, ma a Ferramonti la realtà era diversa. Non si registravano atrocità, violenze, anzi gli internati, così venivano chiamati i prigionieri, avevano la possibilità di vivere momenti di vita comunitaria. Quindi una realtà molto diversa dagli altri lager. Per i prigionieri, infatti, trovarsi qui rappresentò la loro salvezza. Il campo era costituito da 95 baracche e in esse transitarono circa 5.000 prigionieri. Così recita una testimonianza. Ci furono dati i letti, i materassi, due coperte a persona e una sedia. Di che altro c'era bisogno per la perfetta felicità? Di tutte le baracche presenti nel campo, oggi rimangono pochi ruderi. Adesso proprio qui sorge il Museo della Memoria. Nel campo c'era un'alta consapevolezza culturale. Si organizzavano spettacoli teatrali, concerti, ci si poteva riunire in spazi ricreativi e di preghiera. Artisti, musicisti, pittori, scultori, tutti loro potevano mostrare la loro arte. Gli internati godevano di piena autonomia. Professionisti, sarti, fotografi, cuochi, carpentieri, dottori erano in grado di lavorare, sebbene non avessero a disposizione tutti gli strumenti adatti. Tutti erano impegnati in qualche attività all'interno del campo. Venivano organizzati perfino tornei di calcio. A Ferramonti era consentito professare la propria religione. Erano presenti tre sinagoghe che durante le festività erano sempre frequentate da molte persone. Tutto ciò che serviva per celebrare i riti religiosi era stato donato dalle varie comunità religiose presenti in Italia. I rabbini presenti nel campo celebrarono numerosi matrimoni e la Pasqua ebraica. Tanti i bambini presenti, alcuni dei quali nacquero proprio qui. La diversità di questa realtà fu possibile perché il campo era lontano dai luoghi di conflitto e dai centri di potere. Ma un ruolo fondamentale lo giocarono anche il direttore Paolo Salvatore ed il maresciallo Gaetano Marrari. Due persone che fecero parlare il loro animo, il loro cuore, trattando i prigionieri come esseri umani. Molti
li ricordarono come amici. Tante lettere di affetto per aver rappresentato non l'oppressione, ma la vicinanza. Permisero agli internati di vivere secondo le loro possibilità e fecero in modo di non isolarli dalla popolazione di Tarsia, che si dimostrò molto tollerante. Marrari fu anche protagonista di un atto di coraggio, così si intravede in alcune delle testimonianze. Poco prima della liberazione da parte degli alleati, i tedeschi fecero sapere che ritirandosi sarebbero passati dal campo. Marrari mandò via tutti dalla parte del Crati e i prigionieri si rifugiarono nelle campagne vicine e in alcuni casolari. Lui rimase nel campo con alcuni anziani e all'asta della bandiera mise un drappo giallo che all'epoca simboleggiava epidemia di colera. Fu così che i tedeschi, intimoriti da quella situazione, andarono via e tutti furono salvi. Il 14 settembre 1943 una jeep militare inglese entrò nel campo. Questo momento rappresentò l'ingresso delle forze alleate, che segnò la liberazione definitiva di tutti gli internati a Ferramonti. Il nostro piccolo viaggio finisce qui, ma non dobbiamo dimenticare. Primo Levi diceva: meditate che questo è stato. Teniamo aperte le nostre menti e non chiudiamo i nostri cuori. Fare memoria significa ricordare, perché ciò che è stato non accada più. Perché proprio ricordando le atrocità del passato possiamo riflettere sul valore dei diritti umani, sulle diversità e sulle differenze che sono delle peculiarità di ognuno e mai un ostacolo. E voi, sì, proprio voi, siete il futuro. Traete insegnamento da tutto ciò. Non perdete la speranza durante le difficoltà, così come gli internati di Tarsia, che nonostante fossero consapevoli del loro essere prigionieri, hanno cercato di continuare a vivere. Dobbiamo essere grati per tutto quello che abbiamo e per le atrocità alle quali ci è stata data la possibilità di non assistere. Non arrendetevi mai, perché la vita è un meraviglioso dono che merita di essere vissuto sempre.